Only Craps, bici santi ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con il quinto episodio della mia serie, della mia guida su Pokémon Oro Heart Gold. Allora, devo farvi qualche piccolissima premessa ragazzi, perché ovviamente per i primi episodi ci saranno un po' di premesse da fare. Allora, partiamo innanzitutto dal fatto del bug di Desmume. Allora, dopo aver registrato lo scorso episodio ho fatto una circa un quarto d'ora di tentativi, anche una mezz'oretta, per riuscire a capire se quel bug viene più o meno spesso fuori e se si può fare qualcosa per risolverlo. Allora ragazzi, purtroppo quel bug viene fuori abbastanza spesso, diciamo che una volta ogni, una lotta ogni 30 viene fuori. Allora ragazzi, com'è che ho... diciamo, qual è il modo che sono riuscito a trovare per arginare il problema del bug? È utilizzare i save state. Allora ragazzi, innanzitutto rispondiamo a Fab. Come si risponde a Fab? Così. Ehi là, Belze, qui Fab, come va lì? Sai che una volta ho battuto un Caterpie selvatico enorme con un solo colpo? È stato così facile che mi ha fatto una gran pena. A dopo. E tra l'altro, in uno dei miei precedenti tentativi, non di registrare questo video, quando ho stoppato lo scorso, ho fatto quella mezz'oretta di tentativi, mi aveva chiamato Gennaro Bull e l'ho perso. Tra l'altro avrete notato che quando ho ricaricato la slot, c'è stato per un attimo il tempo di sera, perché ho fatto questi vestiti di sera. Infatti adesso con Mayusk più F1 l'ho sovrascritto e sto tenendo soltanto due vestiti ragazzi, l'1 e il 2. Vedete ragazzi che mi sta richiamando Fab. Quindi io cosa voglio fare? Voglio tenermi 3, massimo 3 vestiti da 2 a 3. Così uno lo uso per salvare ogni volta prima che capiti il bug. Lo so ragazzi che è una cosa orribile, è una cosa scomoda, però purtroppo se Desmume mi sta, scusate, se Desmume mi sta dando questo problema, è l'unica maniera che ho trovato per risolverlo. Quindi io salverò normalmente, no scusate, ho premuto X ma è S. Salverò normalmente così, non voglio farti niente di male Merip, non ti preoccupare. E stavo dicendo, devo per forza utilizzare i save state, quindi ne userò uno, ovvero l'F1, ogni volta per salvare quando, ogni volta che farò qualcosa. Per cui vedrete molte volte saved to one slot e mi dispiace. Tra l'altro ragazzi ho notato una cosa, se io, mettiamo il caso, faccio un save state e dopo faccio una lotta e dopo c'ho il bug, se io ricarico e faccio la stessa lotta, non c'è il bug, o non è detto ragazzi, potrebbe ricapitare ma non è obbligatorio, nemmeno se io salvo durante la lotta e dopo esco, cioè la finisco, c'è il bug, se io la ricarico potrebbe non esserci. Meglio non rischiare, non salverò mai durante una lotta, anche perché non è molto bello. Però ragazzi, questi save state sono l'unica maniera che ho trovato per ovviare a questo problema. Poi ragazzi, un'altra cosa di cui parlarvi è la sidebar. Allora ragazzi, sono stato giorni ad ultimare la sidebar, a farla perfetta. Io, allora, sto facendo questo video il 7, era il 7 oggi, sì, il 7 dicembre. Volevo farlo il 5 e non sono riuscito, poi volevo farlo il 6 e non sono riuscito. Perché ragazzi ho avuto un sacco di cose da fare, tra cui la sidebar da ultimare. Adesso, oggi 7... tra tre quarti d'ora, perché sono le 2:15, uscirà il quarto episodio, quindi devo ancora vedere il responso di quel video. Spero che vada bene ragazzi, perché è il video del ritorno della serie di Heart Gold sul mio canale, anzi nel mio canale. Spero che vada bene, spero che vi sia piaciuta la sidebar ragazzi, non vi preoccupate, riuscirò a mettere le medaglie così piccole in quello spazietto perché ho capito come fare. Le Pokéball ci sono state perfettamente, gli schermi sono grandi abbastanza, quello superiore è un po' più piccolo rispetto alla vecchia sidebar, mentre il touchscreen è un po' più grande. Sinceramente sono contento che il touchscreen sia più grande, però lo schermo superiore è stato un po' rimpicciolito, ma non di troppo ragazzi. Inoltre, lo so che c'è stato nello scorso episodio qualche problema relativo al bordo dello schermo superiore che ogni tanto frizza la parte nera e va in contrasto con la cornice, con il bordo, però dovrei aver già capito come risolverlo con questo video, spero di riuscirci.
Un'altra cosa che devo dire, ragazzi, è la pagina Facebook. Io praticamente da quando ho caricato il video di Smash Bros. Dell'unboxing della Nintendo Switch, ho risposto a tutti i messaggi lasciati in sospeso sulla pagina Facebook fino a quasi un anno fa, ragazzi. Non sto scherzando, c'è stato un utente che mi ha scritto l'ultima volta il 4 dicembre del 2017. Ho risposto a tutti i messaggi vecchi, mentre ai messaggi nuovi di 2-3 persone che mi hanno scritto in risposta, in questi giorni risponderò il prima possibile, ragazzi. Vi giuro che adesso risponderò sempre ai messaggi della pagina Facebook, a quelli sì, e proverò a rispondere anche a tutti i commenti di YouTube, magari in maniera un po' più stringata, perché avete visto a chi ho risposto su Facebook che faccio dei papiri colossali, perché comunque voglio rispondere a tutto quello che mi scrivete. Poi, cos'altro posso dire? Basta, ragazzi. Io direi, purtroppo ho il volume delle cuffie bassissimo, provo ad alzarmelo un pochettino, perché purtroppo il microfono di Turtle Beach registra molto bene e registra anche quello che io sento, ma registra proprio l'audio che esce dagli auricolari delle cuffie nel microfono. Comunque, ragazzi, abbiamo battuto la Torre Sprout e adesso parliamo col tizio. Ciao campione del futuro, io non sono allenatore, ma posso consigliarti, bisogna avere fiducia, solo così il tuo sogno di campione potrà avverarsi, mi credi? Allora ascolta qui, il tipo erba è debole contro il tipo volante, non dimenticarlo. Allora questo dovrebbe essere un ascensore, più o meno, ok, abbiamo solo due allenatori che ci separano da Valerio. Allora, questa altezza ti dà le vertigini, eh? Il fatto è che solo così si possono davvero capire i Pokémon piumati, e ora vediamo un po' se sei in grado di affrontare Valerio. Ok, allora io quasi quasi velocizzerei un pochettino questi allenatori. Costanza, manda Spearow al 9. Vabbè, io ho Medipal al 14, ragazzi, purtroppo. Chi si evolve al 15, giusto? Vabbè, Tono Shock ed è Easy Kill. Non ci posso credere. Credo che abbia detto perché velocizza e non mi ha... Ah, ok, potrei superare tutti quanti, ma io da buon... Boom! Oh oh, che forza che sei, neanche se ti spintona perdi l'equilibrio. Il nostro scopo qui è rinforzare i nostri Pokémon piumati. Li alleniamo dalla mattina alla sera. Fatti sotto. Ah, ovviamente devo ancora leggere la risposta sul filtro che ho messo. E per cui quando uscirà tra mezz'oretta il quarto episodio, capirò tutto quanto, ragazzi, mi si aprirà un mondo. Allora, Tono Shock contro Pidgey. E, no, ho sbagliato. Un altro Tono Shock. Spero di non allenarmi troppo i Pokémon e che non siano troppo forti per indebolire Pokémon selvatici da catturare nella mia squadra. Buono, siamo pronto. Allora io non so che minatura fare. Proviamo con questa qua, però Merip devi stare girato così. Oppure magari vediamo parlandogli. Sono il capo palestra di Violapoli, mi chiamo Valerio. So che qualcuno fa il potente con i Pokémon uccello perché sono sensibili alle scosse elettriche. È presente. Non permetterò che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Ti mostrerò la forza dei magnifici Pokémon che solcano i cieli. Perfetto, penso che la miniatura possa essere quella. In realtà sapevo che c'era quella schermata di caricamento della lotta, però volevo essere un attimo sicuro. Allora, Merip ha usato uno shock e Pidgey se ne va KO easy. Ora deve avere un PG8 sottolivellato. Ha un PG8. Allora, PG8 si evolve al 16, ovviamente. Mi sa che ce l'ha al 12. Avrebbe senso. Così sarei di... al 13. Sono di poco sovralivellato. È ora di spiccare il volo. Va benissimo, ragazzi. Perché non so neanche se azione stabato mi farà abbastanza male. Ci speravo, ma non volevo dirlo perché non volevo rischiare. Vai con un Tono Shock che non so se ti butto giù in un colpo. Dovrebbe farlo, in realtà. No, ragazzi, non è vero, non è vero. Ora siamo più veloci, siamo ancora in volo. Possiamo farcela. Sì, certo. Easy kill, easy as fuck. Bene, allora, otteniamo medaglia e anche evoluzione di Merip in Fluffy. Perfetto. Più 2 in vita, immaginavo. E dammi un più 1 a tutto. Vabbè, dai, mi accontento. Wow, 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 wow. Ma scherzi. Ok, non mi resta che atterrare con onore. Un bel po' di dollaroni e... Cosa?
Ora ragazzi, per sicurezza faccio un save state. Perché non vorrei mai che si buggasse dopo la lotta. Impara qualcosa. No, non si è buggato, perfetto. No, gli amati Pokémon di mio padre. E va bene, bisogna sapere accettare la sconfitta. Devo darti qualcosa. Ecco la medaglia delle Lega Pokémon, come prova che hai fatto furore in questa palestra. Bene ragazzi, prima medaglia della legione di Johto. The Johto Champions League. La medaglia Zephyron farà sì che i Pokémon ricevuti da qualcuno ti obbediscano fino al livello 20. In aggiunta posso usare Spaccaroccia. E come se non bastasse, cosa mi dà? Aeroassalto? Poesse? Ok, subito una nuova mossa. Sì. Atrespolo. Vabbè, dai, si può recuperare la... Sì, però ricordatevi che... Perché non passi da Azalina? Giusto. Ricordatevi, ragazzi, qui sì che lo save... Scusate, che il save state ci sta. Ricordatevi che con Trespolo perdete il tipo volante per quel turno. Perché appunto atterrate a terra per recuperare la vita. Ora, tu cosa mi dici? Bene, continua così e sarai presto campione. Palestra di Violapoli. Allenatore certificato solo io, sì, perché Cetra non è un rivale come Gary, eccetera. Professor Helm, una chiamata a cui devo rispondere per forza. Pronto, Belt, abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Ora non ti posso spiegare tutto, ma vorrei che lo tenessi con te. Il mio assistente al Pokémon Market di Violapoli, vai a prendere l'uovo lì. Meno male, perché col cacchio che tornavo fino a Borgo Foglianova. Allora, devo andare al centro Pokémon? No, devo andare al Pokémon Market, però vado lo stesso. Ah, non posso salvare con Mayusk destro. Ah no, perché ho fatto Mayusk 1, non Mayusk F1. Scusate, errore mio. Vabbè, la squadra me la curo. Sì. Ah, tra l'altro ragazzi, una cosa che non vi ho detto, di cui parlo adesso. Praticamente io per registrare devo stare attento a quando fare i save state. Vabbè, facciamolo dopo. Tu, il professor Helm mi ha chiesto di aspettarti, così ho fatto. Devi sapere che vorrebbe che tu allevassi quell'uovo di Pokémon. No, ho sbagliato. Scusate. Sì, dammi l'uovo. Allora, siccome ora che avrò la squadra completa passeranno secoli, dopodiché il professor Helm ha ricevuto una telefonata. Non potevo certo immaginare che il professore all'improvviso urlasse. C'è solo una persona capace di farlo, Belze. Perciò, prima cosa, il professore mi ha chiesto di affidarti quest'uovo. Ricordatevi ragazzi che io leggo veloce, però dai, meno male si capisce. Ed è proprio quello che ora faccio. A quanto pare, se non passi del tempo e non cammini insieme all'uovo stesso, questo non si schiuderà. Ecco perché una persona attenta come te, Belze, potrà fargli certo un ottimo lavoro. Sì, se ne vada. Allora, salviamo. Salvini. Cosa stavo dicendo, ragazzi? Allora, perfetto. Lasciatemi in pace. Ma quell'uovo? Da Mr. Pokémon al professor Helm, poi da lui a te. Deve essere quello un uovo molto bello. Prendetene cura e lascia fare alla natura. Mi raccomando. Ma che te droghi? Allora, io adesso controllo un attimo una cosa. Allora, sì, da un altro save state lo faccio. Allora, Pokémon. Allora, 15-16 uovo, non è l'uovo peste, non è niente di... Ok, sì, non so se può capitare adesso, cioè, se con questo uovo può capitare l'uovo peste, eccetera. Adesso vorrei controllare la mappa. La mappa è qua. Perché io non mi ricordo mai... Scusate... Piccolo burp perché ho mangiato da poco, come dice Tonks. Che giro devo fare? Allora, qui dovrò essere bloccato dall'albero di Sudowoodo. Poi ci sono le rovine d'Alfa e poi c'è questo percorso. Azalina è... Azalina dov'è? Ah, perfetto, prossima città con la palestra. L'icona della palestra è... Quella grigia. C'era la palestra Azalina? C'è la palestra Azalina. Ok, raga, di tipo coleottero può essere. Vabbè, comunque parliamo un attimo con Fluffy. Ok, cercava qualcosa freneticamente. Allora. Ah, giusto, andiamoci anche a prendere la ghicocca. Ecco, uscendo e rientrando il bug può capitare abbastanza spesso. Quindi ci prendiamo la ghicocca, che è ghicocca gialla, non arancione. Ora, volendo, si potrebbe scendere per di qua. Lui non ti Ah, davvero? Ehi, dove corri? Scusate. I tuoi Pokémon non sono male. Deve essere per l'allenamento che, hanno fatto a Violapoli. Quella palestra deve essere un allenamento proprio efficace. Prendi questo come ricordo. Migliore mossa tipo erba. Mi dà una... Ah, un Miracle Seme, sì. Buono, peccato che non ho Pokémon tipo erba in squadra. Le tue esperienze a Violapoli devono essere state molto utili. Sì, però prima... Volevo andare di qua, ragazzi.
Ah, tra l'altro qui se non mi sbaglio, scusate, parlo veloce. Se non mi sbaglio c'è uno scambio. Ecco, potrei fare questa cosa. Potrei catturare due Bellsprout. Anche se, no, sono facili da trovare. Però posso solo paralizzarli. Borsa. Perché uno mi servirà per Flash. L'altro c'è uno scambio in game per Onix. Però sinceramente, che cazzo me ne faccio di un Onix? Ne catturo solo uno. Faccio uno save state. Un save state. Devi starci dentro, perfetto. No. Ok, non si è buggato, quindi save stateino. Tanto per controlliamo la natura di Bellsprout. No, ho sbagliato, ragazzi. Minchia con questi comandi. Ok, non c'entra niente i comandi. Ordina. Info. Furba, perfetto. Natura neutra. Ora, vi stavo dicendo, ragazzi, prima di essere interrotto per l'ennesima volta, che per i video di Art Gold, cos'è che devo fare? Io li devo renderizzare due volte. Perché, come vi ho detto nello scorso episodio, io registrando il desktop, forse ve l'avevo detto nello scorso episodio, non mi ricordo. Dicevo, registrando il desktop, io ho bisogno praticamente di registrare prima. Cioè, renderizzare prima lo schermo superiore e poi il touchscreen separatamente. Non siede nessuno da Fiordoropoli. Sarà per il Team Rocket. Anche le piante sono vive. Esatto. Infatti, qui abbiamo Amarantopoli a nord. Uno strano albero blocca la strada per Amarantopoli. Così non posso andare a fare spese, bisogna fare qualcosa. Ciao. Senti, ti è mai capitato di trovarti davanti delle rocce che ti sbarravano la strada? Ah, lui mi dava spaccaroccia. Minchia, meno male che parlo con tutti. Oh mio Dio. Tuttavia, ok, allora mi serve un Pokémon a cui segnare spaccaroccia. Sì, qui c'è l'albero di Sudowoodo. Forse dovrò farmi un ripasso su chi mi dà le menne, perché non me ne ricordo mezza. Comunque, in sintesi, poi vi spiego meglio il discorso, posso arrivare anche a 25 minuti senza problemi. Ora, borsa. Bellsprout non impara spaccaroccia, ma stiamo scherzando. No, scusate. No, solo Fluffy, ma non gliela insegno. Vabbè, adesso vedo se riesco a catturare un Pokémon che la possa imparare, ragazzi. Le rovine d'Alfa è un monumento antichissimo. Chissà chi e perché ha costruito tutto questo. Hai notato quello strano albero sulla strada? Forse sarà per quello che le rovine d'Alfa hanno così pochi visitatori. Comunque, in sintesi, devo prima registrare. Oh. E se io volessi dei Pokémon selvatici? C'era dell'erba per caso qua? Na 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 na. No, non c'è dell'erba. Allora, facciamo così. Adesso vado qua. Mi catturo un Pokémon che possa saper imparare Marip. Che possa già saperlo Marip, però non può essere paralizzato. Però trovo solo Marip. Dicevo, e poi, poi posso registrare, posso renderizzare tutto quanto insieme. L'audio mio, l'audio del gioco, i due schermi, sidebar. Ma basta, Marip. Datemi qualcos'altro. Rattata. Rattata sì che la puoi imparare, spaccaroccia. Rattata è una puttana delle menne. Perfetto. Ok, no. E andiamo su. Piano piano, ragazzi, imparo con i comandi, non vi preoccupate. Vero che la impara? Minchia se la impara, ma scherziamo. Ok, allora torniamo indietro e facciamo tutto con calma, ragazzi. Allora, noi siamo usciti da qui. Rovine d'Alfa. Gli appassionati di archeologia la troveranno molto interessanti. Ora, non so se ci sono strumenti nascosti qua. E sinceramente non è che controllato. Proviamo a spaccare qualche roccia, ragazzi. Magari trovo qualche Pokémon. Rivitalizzante Max! Minchia! Wow, ma scherzi? Qui c'è una roccia però. Vabbè. Vabbè. Ma che ve devo dire, ragazzi? Sì, l'ho già letto questo cartello. Qua si può entrare o è solo. Eh no, è sbarrato. Lì c'è da usare Surf, quindi potrei anche ritornarci per un'esplorazione più accurata. Qui. Ok. Qui si va dentro. Ok, allora vi ricordo che ci sono degli enigmi da fare.
dove è venuto nella sala delle rovine. Qui si trovano delle riproduzioni di antiche lastre che raffigurano Pokémon. Se si sfiori i frammenti delle lastre, queste ruotano. Puoi spostarle mentre le trattieni, se solo si riuscisse a rimetterle nella loro posizione originale. Allora, mi pare che qua... fuga. Vinsero la guerra grazie a loro. Allora, come si fa? Devo usare il touchscreen? Ragazzi, allora, adesso vedrete... Sì, devo usare il touchscreen. Allora, per ruotarle così, giusto? Allora... Scusate, ragazzi, per l'invasione del mouse, però se voglio fare questi minigiochi... Perché questa non posso ruotarla? Ok. Allora, questo a rigor di logica è l'occhio che va qua. Bingo, un Kabuto. Bene, mouse, addio. Via. Ok. Allora, qui c'è... Tu sei un... Se sei ruzzolato da lassù, o ruzzolato, vuol dire che... Portentoso, hai risolto l'enigma delle lastre. Che meraviglia. Hai di certo un talento per l'archeologia. Desidero perciò regalarti questo quaderno. Gli Anon che catturerai vi saranno annotati automaticamente. Non c'è niente di più pratico. Peccato che non ne catturerò nemmeno mezzo. Ok, ora vorrei analizzare. Si avverte una strana presenza. Quelle statue di Raidon. È un Raidon? Come un Pokémon antico? È un Raidon. Ora, io vorrei capire. Vorrei capire con quanta frequenza mi capitano sti cazzo di Anon. Che io li odio, cioè non mi fanno schifo come Pokémon. Queste lastre non si possono leggere. E mi sa davvero che correndo li attiro molto più facilmente. Quindi potrei anche disattivarmi le scarpe da corsa. Oppure accelerare come un matto. Il discorso di prima, ragazzi, vi pare che l'abbia finito? No, assolutamente no. In sintesi, volevo dirvi che entrambe le volte che renderizzo ci mette davvero poco tempo. Quindi posso anche fare video un po' più lunghi di 20 minuti. Ora salirei perché tanto con l'altro enigma, se non mi sbaglio, cado in fondo dall'altra parte del corridoio. Sì, sono Raidon. Credo di sì. E a caricarli poi ci metto pochissimo perché c'ho la fibra, anche se fa le bizze. Atrio del mistero, attenzione a dove metti i piedi. Sì, non avrei mai messo rovine d'alfa come titolo perché, cioè... Oh, sono respawnate. Ragazzi, io una piccola spaccata gliela darei. Un Pokémon, no Geodude. Cristo. Che si possa trovare solo Geodude nelle rocce, ragazzi? Già, forse sì. Non posso neanche attaccarlo, anche se mi dava parecchia esperienza. Vediamo se riesco a fare tutte le rovine d'alfa. Allora, qui c'è qualcosa. Qui c'è un cartello che probabilmente mi dirà da quella parte. Esplora le rovine e saprai tutto sui fossili. Strumenti nascosti qua, una Megaball. Magari in quella roccia o magari in questo spazietto, se magari Fluffy non rompe i coglioni. Mi sa che ci dovrò andare un'altra volta, ragazzi, ad esplorarle meglio. Oh madonna, che casino. Io sono uscito da qua, giusto? Sì, sono uscito da qua. Quindi, qua ci sono stato. Qua non ci posso andare. Se andiamo avanti per di qua, strumenti nascosti, ragazzi, chissà quanti che ce ne stanno. Giusto, ho fatto così e poi così. Ok. Direi di andare qua, ragazzi, in questa casupola. Rovine d'alfa, laboratorio. Ah, ecco il ragazzo che mi ha appena parlato. Nel nostro laboratorio abbiamo anche il fiorfiore degli studiosi. Anche se io personalmente non faccio nulla. Le ricerche avanzano alla grande. Se vuoi sapere qualcosa in particolare, chiede loro, ti sapranno rispondere. È il Psy Kongru. Stai usando l'Anon Block che ti ho dato? Trovo che sia molto pratico perché registra automaticamente gli Anon che catturi. Mad Scientist. I disegni tracciati sul muro sono la chiave per l'enigma delle rovine. Vediamo chi avrà capito quelle citazioni. O almeno così penso. Ok, dei rubinetti. Sì, sembrano i classici tavoli da aule delle scuole superiori di scienze. O almeno quella che avevo io. L'EL. Allora, da che altra... Ma non posso più andare da nessuna parte, ragazzi? Potrei aver già finito l'esplorazione delle rovine alfa. Rovine d'alfa, scusate. Aspetta, no, qui sotto non si può andare. Cioè, non mi sembra di vedere altri ingressi. Contando che mi serve surf.
No, non vedo altro. Minchia, quanto le odio le rovine d'alfa. Le odio, non le sopporto. Vabbè, io spaccherei qualche altra roccia. Comunque, ragazzi, in realtà io sapevo che si potevano trovare strumenti nelle rocce. Infatti, c'è uno strumento che sto cercando molto volentieri. Non era il revitalizzante Max, non sapevo, non avevo la minima idea che si potesse trovare. Io sto cercando, vediamo se riesco a trovarla. Ah, devo stare attento qua, devo stare. Save state. Devo stare attento anche a non ricaricarli. Quindi magari dovrei farne due. E chissà se magari si può trovare qualcun altro Pokémon oltre a Geodude, ma mi sa che è difficile. Geodude? Geodude. Ok, mi arrendo. Bon. Allora, ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare. Ho detto quasi tutto quello che volevo dire, sia nelle premesse che poi giocando, ovviamente. A sto punto, ragazzi, mi finisco l'esplorazione da... Era da quella parte? Non mi ricordo. Sì, ragazzi, questo video potrei anche farlo di 30 minuti, non importa. Tanto alla fine non è un problema assoluta... Cioè, non è assolutamente un problema nel rendering, nell'editing, nel caricamento. Ormai, con questo PC, con questa... pseudofibra che ogni tanto va bene, ogni tanto ma va male. Non li sconfiggo, gli hanno, cioè non li catturo. Però ne sconfiggerei uno per vedere quanta esperienza mi dà. Potrei salire anche al 16. Io vorrei salire al 16, però so che mi linciate, ragazzi. Giusto che hanno solo introforza. Tanto, ragazzi, piuttosto che fare fuga, ci metto qualche secondo in più a fare tono shock. Li sconfiggo e vado al 16. Così nel prossimo episodio utilizziamo Totodile. Sempre sperando di non essere troppo sovralivellati. Perfetto. Oh, buone statistiche. Più 2 in attacco speciale e difesa speciale. Mi sa anche in vita. Ero 48. Sì, solo 1 è basso. E dai. Va bene, ragazzi. Ho fatto tutto quello che volevo fare. Valerio, capo palestra. Sarà il titolo probabilmente. Vi ho detto che voglio titoli professionali, ragazzi, e miniature professionali. Spero vi sia piaciuta la miniatura, ragazzi, che ho messo nello scorso episodio, che sarà quella d'ora in poi. So che è un po' strana, però è il meglio che sono riuscito a fare. E basta, ragazzi. Cioè, a meno che non si possa entrare... Boh, magari mi darò una letta alla wiki, tanto adesso concludo l'episodio qua vicino. Perché io esco soltanto salvando così. Vediamo un po' se si bugga. Parliamo con loro a questo punto. Pannelli di pietra con strani disegni, si possono spostare. Va bene. Rovine d'Alfa, luogo turistico da vedere e toccare. Prova i pannelli mobili di pietra. Stai sponsorizzando? Stai studiando le rovine, la scienza ha bisogno di gente come te. Per la scienza! E basta, ragazzi. Perfetto. Allora, ordiniamo i Pokémon in maniera differente. Ah, giusto che c'avevo questi Pokémon. Ok, e l'uovo, vabbè, sarà ancora... Ah, davvero? Si sta già per schiudere. Ho camminato così tanto. Vabbè che ogni uovo c'ha, dicevo, c'ha praticamente i suoi passi per essere schiuso. Se non mi sbaglio è un uovo di Togepi, ragazzi. E giustamente starete dicendo, potresti metterti Togekiss in squadra? No, ragazzi, ci ho già pensato. Un attaccante speciale come Togekiss è sgravissimo, sia leggiadro, sia tutta fretta come abilità. Adesso lo vedremo, ragazzi, se non ci metto troppo. Mi sa che mi arrendo. Non è vero, non mi arrendo. Perfetto, nessun soprannome per Togepi. Allora, intanto controlliamo e salviamo. La natura è anche... Ok, allora cos'ha? L'abilità dov'è? Leggiadro, era perfetto. Natura neutra e extra senso. Era un ottimo Pokémon, ragazzi. Peccato che la pietra brillo, per farlo evolvere, si trova chissà quanto avanti. Oddio, potrei tenerlo come Togepi e basta. Sì, potrei tenerlo come Togepi... E no, scusate, come Togetic, e quando ho la pietra brillo potrei metterlo in squadra. Non lo so, ragazzi, mi state facendo un attimo diventare dubbioso se metterlo in squadra oppure no. Per adesso non fa parte della squadra. È anche maschio. Quando e se farà parte della squadra ci sarà la transizione di benvenuto. Bene, no, scusate. E magari lo alleno. Sì, lo alleno. Lo metto per primo e gli faccio fare qualche livello. Lo metto per primo, poi lo cambio. Professor Helm, va bene.
Allora, rispondiamogli e poi l'episodio è finito. Pronto, Belzen? Come sta l'uovo che ti ho affidato? Cosa? Si è schiuso? Wow, che Pokémon è! Dai, vieni subito a mostrarmelo. Tuturu! Che due palle! Va bene, ragazzi, allora, nel prossimo episodio probabilmente mi ritroverete di già a Borgo Foglianova. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo col prossimo episodio, che ci sarà domani 9 dicembre, sempre alle 15. Ciao a tutti, ragazzi!